con Lorenzo Pinna a fare i conti con l'ambiente, quinta edizione. Il tema di oggi è i rifiuti, nell'ambito della presentazione di un testo di ERA, di ERA Ambiente, il mestiere di trattare i rifiuti. Ecco, il concetto di rifiuto, lei ha scritto un libro molto interessante, diversi testi sul rapporto fra società, rifiuti, la capacità delle società di evolvere attraverso una gestione sensata, vorremmo dire, dei rifiuti. Sì, diciamo, allora la parte che ho curato io di questo testo è la prima parte che riguarda un po' la storia, perché l'uomo è stato, diciamo, perseguitato dai rifiuti da quando è diventato cacciatore, da quando da cacciatore e raccoglitore è diventato agricoltore e si è, diciamo, fermato, è diventato sedentario e i rifiuti si sono accumulati. Quindi io in questo libro faccio un po' la storia di come alla fine si è riusciti, di che danni hanno provocato i rifiuti, perché tutte le epidemie, le malattie, la vita media che non arrivava a 30-40 anni dei nostri lontani antenati sono in buona parte, non tutta, ma in buona parte provocata dai rifiuti, come alla fine ci si sia liberati da questa che era una vera maledizione, anche se oggi noi non ce ne ricordiamo più tanto. Quindi c'era questa prima fase dove i rifiuti si accumulavano, cioè le strade erano la discarica dei nostri antenati, che ovviamente non avevano tutti i rifiuti che abbiamo noi, questo bisogna dirlo, però non c'erano nemmeno le fogne, quindi tutto finiva nelle strade. A un certo punto nel 1850 si capisce che i rifiuti vanno allontanati dalla città, quindi c'è la lontana e dimentica, però, cioè si allontanano, vanno in campagna e poi arrivederci, grazie. Poi con l'evolversi della società industriale, quindi con la produzione sempre maggiore di merci, di beni, anche che ci fanno stare bene, che hanno aumentato il benessere, hanno allungato la vita media, si capisce che tutti questi rifiuti non possono finire nell'ambiente così, buttati lì, perché l'ambiente non riesce a metabolizzarli, non riesce a digerirli. E quindi che succede? Inizia quello che è un po' il periodo attuale, cioè dove bisogna, con un sistema industriale adeguato, e questo è il punto centrale, riuscire a trattare i rifiuti in tutti i modi. Si va dalla differenziata, che prevede il riciclo, ma anche il riciclo ci vuole un sistema industriale, non è che il riciclo è bello e finisce, uno mette la plastica, ecco, come lì, o la carta nel raccoglitore e poi è finita. No, c'è un sistema industriale che deve funzionare anche economicamente, cioè deve reggersi in piedi, non è che lo dobbiamo pagare noi con le tasse perché è tanto bravo e tanto buono. E poi l'altra cosa è che senza questo sistema industriale che tratta i rifiuti, è un vero sistema industriale, come c'è il sistema industriale dell'elettronica, delle macchine, non si riesce ad avere. E quello è il punto un po' debole nostro, basta vedere gli esempi di Napoli e probabilmente adesso ci siamo anche noi a Roma, io sono di Roma. Grazie a Lorenzo Pinna, a fare i conti con l'ambiente.